Presto non più allagamenti, non più sottopasso con auto intrappolate nell'acqua, niente più piscina a cielo aperto in piazzale Amendola dalla prossima stagione turistica. I lavori al Lido di Fano per la cassa di Colmata continuano con la giusta tempistica ed il doppio senso di circolazione su Viale Cairoli per consentire la posa dei tubi che consentiranno all'acqua di defluire nel Porto Canale sta funzionando bene nonostante i piccoli disagi dovuti alla presenza del cantiere che non consente il parcheggio e la sosta dei veicoli. Per ottimizzare però ancora di più i tempi ed accorciare la durata della variazione alla circolazione, l'impresa appaltatrice ha deciso di avvalersi di una scelta tecnica più complessa ma decisamente più rapida per bypassare il sottopasso con la tubazione, ovvero trivellare in orizzontale il tragitto con un'apposita talpa e poi per scivolamento introdurre la condotta nel tunnel. Questa mattina sono iniziati questi lavori in una zona molto suggestiva del porto, la zona finale di Via dello Squero. Da qui, da Via dello Squero, provocando anche qualche disagio, per carità, un po' di rumore ai residenti, ma crediamo che sia per una cosa vantaggiosa alla città, da qui dovremmo passare sotto il sottopasso di Viale Cairoli, quello pedonale, ed arrivare su Via Spuntini con un tubo che appunto sarà con una talpa che andrà a fare lo scavo e a tirare successivamente il tubo per poi far defluire le acque in pressione, come avevamo sempre detto. Questo sistema è un sistema abbastanza usato, per tubi così grandi è usato, il tubo è in HDPE che sarà spinto e ci permette di evitare disagi di qualsiasi tipo alla viabilità. Stiamo andando avanti bene, nel senso che siamo nel cronoprogramma che ci siamo dati, le ditte tutte quante stanno performando molto bene, questa è sempre per noi una variabile come dire, da controllare, e stanno lavorando molto bene, cercheremo di creare il meno disagio possibile, ma cercheremo alla fine di risolvere un problema che ormai da 30 anni, 40 anni affligge il Lido di Fano, che forse in questa primavera troverà una soluzione. La viabilità a doppio senso di circolazione quanto durerà ancora? Inizialmente avevamo previsto circa un mese e mezzo di lavoro e quindi abbiamo messo i cartelli fino a marzo. Devo dire che sono cautamente ottimista, molti dei lavori in strada all'aperto dipendono anche dalle condizioni meteoclimatiche e noi ovviamente cercheremo di creare il disagio meno possibile, quindi non appena sarà possibile riapriremo Via Spuntini, però sicuramente un po' di giorni ancora ci saranno, almeno 2-3 settimane.